Eccoci qua ragazzi, finalmente tornati su Hogwarts Legacy. Adesso andiamo, madonna che lag, andiamo da Poppy nella foresta proibita. Vediamo cosa deve dirci. Chissà quando finirà sto arco Posso narrativo, è farcela? Posso infinito. farcela? Sicuramente ci aiuteranno. Ok. Sarà qui l'incontro coi centauri? Beh, non sanno che stiamo arrivando, quindi più che un incontro è una sorpresa, direi. Una volta appreso dei bolcini, capiranno perché siamo qui e ci aiuteranno. Lo spero davvero. Forse vedranno la nostra sincerità. Hanno sempre l'aria di sapere tutto. È quasi inquietante. Dopotutto sono famosi per la loro onniscienza. È la parola giusta. È solo che... No, niente. Cosa c'è? Non è niente, davvero. Non abbiamo segreti. Esatto. Diremo semplicemente la verità sulle nostre intenzioni. Dovranno aiutarci per forza, no? Sì, certo. Hai assolutamente ragione. Incontriamoli e informiamoli sui bolcini. Sono sicura che andrà tutto bene. Voi che cosa ci fate qui, umani? Per favore, volevamo parlare con voi. Ah, volete raccontare ai vostri amici della volta in cui avete parlato a un centauro e la bestia vi ha risposto? No, mai! Ci serve solo il vostro aiuto. Basta! Hai commesso un grave errore venendo qui, piccola strega. Basta così. Elec, far male ai giovani non è nei nostri costumi. Non scordare il tuo posto, vecchio. Il capobranco sono io, e mentre tu pensi ai costumi, la loro razza continua a massacrarci senza alcuna pietà! Loro non hanno massacrato nessuno. Quindi nessuno farà loro del male. Sappi questo, Dorran. Se mai io li dovessi rivedere, la pagherete tutti e tre. Sciocchi poppanti. Sapete che accade ai maghi che vengono qui? Ora, seguitemi. I bolcini d'oro sono ancora vivi e i bracconieri li cacciano! Sanno che la chiave per trovarli è la luce della luna, ma non sanno che significhi, per ora. Ti prego, aiutaci a trovare i bolcini prima dei bracconieri. Che sia... A sud, in una caverna, c'è quello che i bracconieri cercano, una pietra di luna. Trovatela e mettetela nel cerchio di pietre. Nel frattempo, io parlerò col branco. Raggiungetemi quando finirete. Sono confusa. Quindi la luce lunare citata nel diario non è davvero la luce della luna, ma la pietra di luna. Cosa c'entra la pietra di luna coi bolcini? E perché era così sicuro su dove poterla trovare? Ma la pietra di luna non è ovunque. Perché cercarla in una caverna? Conoscendo i centauri, sospetto parlasse di una pietra di luna specifica. La riconosceremo quando la vedremo. Non saprei, ma tendo a credergli. Forse per il fatto che è un centauro. Anch'io. Che peccato sia andato via così in fretta. Si chiamava Dorran, vero? È così che lo ha chiamato il capobranco. Bene, se Dorran sa qualcosa che noi non sappiamo, preferisco agire subito e fargli tutte le domande poi. Posso andare alla biblioteca e fare una ricerca sulla caverna da lui indicata? Se scopro qualcosa, ti faccio sapere. Ah, le faremo sapere. Ok. Quindi, niente, dobbiamo cambiare missione? Oh, vabbè. Ok. E allora andiamo da Natti, che è nella sala grande. Vabbè.
Queste missioni sì, cioè, che in realtà non sono missioni perché sono praticamente dialoghi, come dice appunto anche l'icona del gioco, però sono anche interessanti alcune, non tutte. Però cazzo, io voglio giocare, basta questi filmati o comunicazioni di servizio. Ah, volevo proprio parlarti. Ecco, appunto. Non ci credo che siamo riusciti a sfuggire agli Ashwinder. Forse non te ne rendi conto, ma da quando mi hai salvata a scuola non si fa che parlare di te. Chissà come fanno a saperlo tutti. L'ho detto a mia madre, nella speranza che sapendolo da me sarebbe stata più indulgente nei confronti delle mie attività. Probabilmente lei lo ha detto ad altri docenti e Zack lo sapevano tutti. Sfortunatamente forse è stata ancora meno indulgente del previsto. Non la biasimo per essere preoccupata. Abbiamo svolto delle attività pericolose. Mentre ero prigioniera, con gli Ashwinder che minacciavano di uccidermi, ho pensato che mia madre avesse ragione. L'agente Singer ha sfruttato le prove che abbiamo fornito. No, Harlow è più forte che mai. È il momento che qualcuno lo fermi. O l'agente Singer o noi. Se qualcuno avesse fermato i mostri come lui nel Matabeleland, mio padre sarebbe ancora qui. Che è successo a tuo padre, esattamente? Era un giorno bellissimo. Mia madre era dalla vicina, che non stava bene. Così mio padre mi portò con lui a galoppare per la savana. Galoppare? Quindi anche tuo padre era un animagus. Si trasformava nella più maestosa delle giraffe. Gli stringevo le braccia intorno al collo e mi portava in giro così. Stavamo rientrando a casa quando ci imbattemmo in un gruppo di banditi che venivano dal nostro villaggio. Uno di loro mi vide e si scostò una fascia dal volto. In quel momento urlò e puntò il fucile contro di me. Non voleva che lo riconoscessi. Esatto. In un istante, mio padre abbassò il collo per proteggermi e venne colpito. Mentre cadeva a terra, ritornò nella sua forma umana. Quando i banditi videro la trasformazione, fuggirono per la paura. La magia li spaventò. Ed è così che è morto. È stata tutta colpa mia. Colpa tua? In che senso? È morto proteggendomi. Se solo fossi stata capace di proteggermi da sola, sarebbe ancora in vita. Mia madre e io abbiamo cercato di andare avanti senza di lui, ma stare lì era troppo. Qualche anno dopo ci siamo trasferite in Scozia. Credi che eliminando gli Ashwinder potrai vendicare la morte di tuo padre? No, non è la vendetta a guidare le mie azioni. Mio padre non lo vorrebbe mai. Lui e mia madre mi hanno cresciuta nella convinzione che sia un privilegio poter lottare per chi non può farlo. So che corro dei rischi, ma so anche che ne vale la pena. Mi fa piacere che tu la pensi come me. Cosa ne pensa tua madre di tutto questo? Come vedi, si preoccupa sempre per me. È una veggente eccellente. Ma quello che credo la perseguiti ancora oggi è il non aver previsto la morte di mio padre. Lui le manca molto, come manca a me. Credo che in qualche modo capisca il mio bisogno di giustizia. Ma questo non vuol dire che le piaccia. Credi che tuo padre approverebbe quello che stiamo facendo? Un'ottima domanda la tua. Credo approverebbe. Anche se si preoccuperebbe per me, come mia madre. Ma credo che lui, più di chiunque altro, capirebbe la mia ostinazione. Non si è mai sottratto da uno scontro a fin di bene, indipendentemente dal nemico. E credo gli sarebbe piaciuto sapere che ho fatto la conoscenza di una persona come te. Mi dispiace, Natti. Non riesco a immaginare quello che hai passato. Tuo padre sembra un uomo eccezionale. Lo era. Davvero straordinario. E grazie per le tue parole. Abbiamo tutti il nostro fardello da portare. Mio padre aveva un detto. Sì, me lo ricordo. La pioggia non cade mai su un solo tetto. Esatto. Presto tu e io porremo fine agli Ashwinder, a partire da Harlow. E quando lui sarà sistemato, ci occuperemo di Rookwood. Stiamo facendo progressi e presto ce la faremo. Grazie di nuovo per avermi salvata. Meriti tutte le lodi che hai ricevuto. E va bene, anche questo è stato, vabbè, un monologo più che un dialogo. E niente, allora andiamo da Sebastian, che sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, è l'arco narrativo molto, molto più interessante degli altri.
Anche perché c'è la cosa delle arti oscure, la cosa della sorella, di Infausus Gaunt, che ricordo è membro Non o so se mi comunque troverei antenato bene in un della posto famiglia di piccolo come questo. Voldemort. È sicuramente molto più interessante degli altri due, perché qui non si sono concentrati sul politically correct, sugli altri due Quindi è purtroppo nascosta sì. in una catacomba e che richiede un sacrificio oscuro. So che suona male, ma se ti può essere d'aiuto, vale la pena rischiare. Infaustus lo sa. Mi ha aiutato a trovare lo scriptorium e il libro di incantesimi di Serpeverde. D'accordo. Se ci sarà anche Infaustus, verrò. Ma il tempo stringe. Solomon vuole andarsene da Feldcroft. Cosa? Andarsene? Devi ostacolarlo e farci guadagnare del tempo, Anne. Te ne prego. Farò del mio meglio. Ti terrò informato. Solomon non può portare via Anne da Feldcroft. Dove andrebbero? Quando la rivedrei? Sebastian, non credere che mi sia dimenticato del tuo amico Goblin, però apprezzo il fatto che tu abbia temporaneamente accantonato il nostro diverbio. Figurati, non posso credere che mio zio voglia andarsene da Feldcroft. Anne lo fermerà, deve farlo. Abbiamo bisogno di tempo. Tempo? Per cosa? Ho scoperto altre cose sulla reliquia. Ho confrontato il libro di Serpeverde con tutti i volumi della biblioteca sulle reliquie e i sacrifici oscuri. Così ho capito una cosa. Credo che la reliquia funzioni solamente all'interno della catacomba. Quindi dobbiamo portare Anna alla catacomba e poi compiere un sacrificio. Sembra rischioso. Ne vale la pena. L'ostacolo maggiore potrebbe essere Infaustus. Anna si convincerà a tentare solo se lui sarà della partita. Dobbiamo anche cercare di non farci scoprire da tuo zio. Se informasse il preside, rischieremmo l'espulsione. Stavolta lascia Infaustus a me. Per quanto riguarda mio zio, non è più un Auror. Ciò che non sa, non può nuocerci. Se tuo zio scoprisse i nostri piani, credi che andrebbe a denunciarci al ministero? Se lo scoprirà, dubito che andrà al ministero. Da quel che ho capito, non è rimasto in buoni rapporti. Non ne parla, ma immagino che la sua avversione nei riguardi della magia oscura abbia a che fare col periodo trascorso lì. Secondo Anne, a un certo punto ha deciso di combattere ad armi pari. E ha usato una maledizione senza perdono contro dei maghi oscuri. Almeno questo è ciò che lei crede di aver sentito. Quando ha capito come il lavoro lo stava cambiando, si è licenziato di colpo. Quindi, non credo che andrà al ministero ad annunciare che la sua famiglia fa uso della magia oscura. Buona fortuna con Infaustus. Ci vediamo presto. Ti farò sapere quando noi quattro dovremo incontrarci nella catacomba. Aspetta il mio gufo. Il mio gufo. E che cazzo, ragazzi! A presto. Che palle! Io voglio giocare. Cioè, è quasi un quarto d'ora che sto registrando, ma non sto giocando. Vabbè, ho finalmente qualche missione principale che spero ci porterà a giocare al gioco al posto di parlare. Non so cosa ne pensate voi dell'arco narrativo, degli archi narrativi di questi tre personaggi, ma penso che sarete d'accordo con me. Neanche immaginare quanto fosse Sì, va bene, scomodo viaggiare Ignazia. qui prima di... Ah, cazzo, da qua non posso usare la scopa perché siamo sempre all'aperto, ma il gioco lo considera al coperto. Vabbè. Altri 200 metri così. Sì, ce lo dobbiamo fare per forza. Meno male che ho sbloccato sta skill, raga. Se no, dovevamo farcela veramente a piedi. A piedi correndo, intendo, eh. Dai, siamo quasi arrivati. Ok. Scopa stavolta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Per gli ultimi 70 metri, però. Va bene. Facciamo una bella spirale per scendere. E andiamo. Meglio Ecco. smontare. Aspettiamo. Eccolo lì, Sebastian. Questa costa non mi piace Ecco per niente. appunto. Ho ricevuto il tuo gufo. Grazie. Felice tu sia qui. Ho avvistato delle frotte di seguaci di Ranrok salire dalla costa. Ne ho udito uno dire che sono diretti a un'altra caverna, come quella trovata da noi. Com'è possibile che siano ancora un passo avanti a noi? Non possono sapere del trittico. Non so.
ho visto un altro ricordo. Questa volta era di una custode di nome Niamh Fitzgerald. Era turbata dal modo in cui Isidora ha usato la magia antica, ma ancora non so come tutto questo si colleghi a Ranrok. Questi custodi ti stanno prendendo in giro. Devi pressarli per avere maggiori informazioni. Non funziona così. Per accedere a ciascuno di questi ricordi devo completare una prova. Non è semplice come credi. Mi stanno mostrando i ricordi in un ordine specifico. Loro... O non si fidano di te, o non hai sufficientemente a cuore Anne per porre loro le domande più scomode. Certo che ho a cuore Anne. Siamo arrivati fin qui. Non permettere alla tua frustrazione di prevalere. Va bene, mi fiderò dei tuoi cari custodi, per ora. Ma lo faccio controvoglia. Non abbiamo scelta. E ora che ne dici di vedere perché il trittico ci ha condotti qui? Presto, prima che ci scoprano! Tieni gli occhi aperti. Ho visto degli scagnozzi di Ranrok allontanarsi dal sentiero più avanti. Mi chiedo perché? Vorranno fare razzie. Questa montagna serviva a custodire gli oggetti preziosi dei borghi locali. Ma è stata abbandonata quando Ranrok si è impadronito della costa. Va bene, allora percorriamo i tornanti. Vedo già nemici a frotte. E qui si parte con le magie belle e brutte. Bombarda! Ok. Qua non si può passare. Pensavo fosse una barriera fatta apposta da distruggere. Ok. E niente, c'è un testra lassù. Per alcuni sono un cattivo presagio. Ma anche due. Non per tutti, però. Vabbè, giustamente. D'accordo. Senti, ma che dialoghi non sono? Non ho nessuna intenzione di scalare questa montagna in silenzio. Dicevo, giustamente Sebastian può vedere i Thestral, perché vi ricordo che li può vedere solamente chi ha assistito alla morte di qualcuno. Ed è stato uno degli effetti più belli all'inizio del gioco, secondo me. Il nido dei Thestral deve essere vicino. Il nido dei Thestral è a sinistra rispetto a dove sto andando io. Uccidete tutti gli intrusi. Infatti li ho già tra virgolette salvati. Aspetta. E li ho portati nella stanza di necessità. Sono stanco di pianificare. E vabbè, allora ok. Boom, boom. Difendo, bombarda. Yes. Hanno avuto quel che si meritava. Ah beh, quello sicuramente. Cosa ti è saltato in testa? Di uccidere quei goblin. Potevi farci ammazzare. Ma non l'ho fatto. Ma che dialoghi sono, raga? Sembra che i seguaci di Ranrok fossero diretti più avanti nel sentiero. Proseguiamo. Andiamo. Bom 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 bidi bom bom. Ranrok la farà pagare a tutti. Qualsiasi manufatto di argento goblin appartiene a noi. Che sia una spada o uno di quei fantomatici depositi. Eh sì, perché l'hanno costruito loro. Hai sentito quel goblin? Che ridicolo concetto di proprietà. Beh, è figo invece come concetto di proprietà. Certo, quando qualcuno crea una cosa e poi la vende, non può essere sempre sua. Però è figo il concetto dei goblin. Cioè, chi crea una determinata cosa ne è il vero padrone. O il vero proprietario, che dir si voglia. L'unico mago buono è un mago morto. Ranrok ha ragione. Guarda qua. Uno. Boom. Beh, c'è molta soddisfazione nel combat system. Sebastian, aspetta. Aspettare? Cosa? Perché improvvisamente tanta cautela? Ascoltami. So che sei arrabbiato e abbattuto. Ma attaccare ora potrebbe vanificare tutti i nostri progressi. Lodgok ha detto... Ah, il tuo amico Goblin? Smettila. Non tutti i Goblin sono come Ranrok. Io non sono il nemico. Vogliamo la stessa cosa. Trovare delle risposte. Pensavo che volessimo la stessa cosa. È così. Ascoltami. Lodgok conosce Ranrok molto meglio di noi. Mi ha detto che Ranrok sa dei custodi e sta perlustrando tutti i luoghi legati in qualche modo a ciascuno di loro.
Ecco perché sembrano sempre essere un passo avanti a noi. So quel che sto facendo. Devi fidarti di me o non credo che potremo andare avanti assieme. Va bene, mi dispiace. Mi sto lasciando sopraffare dalle emozioni. Ed è così già da un po'. Mi fido di te. E non credo di poter salvare Anne senza il tuo aiuto. Bene. Ranrok chiaramente sa più di quel che credessimo. Dobbiamo stare attenti a non fare errori. Attaccare ora non serve. Ci attende un durissimo lavoro. Dobbiamo operare assieme. Solo così troveremo l'ultimo pezzo del trittico. Sono d'accordo. Vabbè, siamo d'accordo. Andiamo. Entriamo nella galleria della torre. Vediamo se c'è qualche nemico da far fuori di quelli giusti. Per ora tutto bene. Revelio. Per ora tutto bene, siamo appena entrati, Everett. Ragni. Perfetto. Vabbè, ma i ragni ormai sono... Bombarda! Comprito! Ah, boom! Difendo. Boom! Alla fine, regà, non ve l'ho detto, ma ho abbassato il livello di difficoltà. In realtà, adesso potrei alzarlo. L'avevo fatto solamente per per l'Alomora. Per l'Alomora perché? Perché c'erano così tanti lucchetti da sbloccare con l'Alomora che farli tutti manualmente mi avrebbe veramente richiesto un'enorme quantità di tempo che sia per voglia sia per mancanza dello stesso non mi andava di fare. E a quanto ho capito, bombarda. Poi non ho effettivamente non ho effettivamente controllato, però per andare sul sicuro ho voluto abbassare la difficoltà perché a livelli più alti Alomora, a quanto ho letto in giro, non avrebbe potuto essere skippata, o meglio ovviamente il minigioco del lucchetto di Alomora non sarebbe potuto essere skippato. E in effetti potrei aumentare il livello di difficoltà, però ho deciso di non farlo perché i combattimenti risulterebbero troppo lenti, cioè o meglio troppo lunghi, e sinceramente non mi interessa concludere il gioco a livello più alto stavolta. Uno, perché è un gioco veramente sicuro facilissimo. Due, perché non c'è l'achievement di concludere la massima difficoltà. E tre, perché verrebbero delle live più lunghe di quelle che voglio fare e non avrebbe neanche senso allungarle. Questo è una precisazione che volevo farvi, perché per completezza, no? Per correttezza. Magari mi farò una live, una run dopo, anzi dovrò farne altre tre per platinare il gioco con le altre tre case di Hogwarts, fino ad arrivare alla sala delle mappe. Beh, magari la farò a livello più alto fino alla sala delle mappe, però sinceramente non trovo molta sfida per la difficoltà, perché comunque, ripeto, il gioco è facile e il massimo che può cambiare è appunto la lunghezza del combattimento, basta. I nemici, perché comunque ho giocato alla difficoltà più alta per un po', i nemici non è che hanno pattern diversi, delle mosse diverse, no, sono sempre gli stessi, hanno solo più vita. Hanno solo più vita, schivano magari qualche attacco in più e basta, non c'è molto. Anzi, non c'è proprio niente in più. E fanno più male, cioè... Avrebbero potuto fare un pochino di più da quel punto di vista, però capisco, come vi ho detto già nelle scorse puntate, che effettivamente... Non è un gioco per pro player questo, è un gioco per casual player, per arrivare a più utenza possibile.
Quindi dai fan di Harry Potter a quelli che Rebecca. Non lo conoscono così bene e vogliono giocare un RPG nel mondo magico della Rowling. Io per completezza comunque vi faccio vedere in ogni dungeon, in ogni mappa, cose aggiuntive, i segreti. Quindi questo scrigno, per esempio, che va ad aggiungersi alle varie collezioni per sbloccare gli achievement. Vi faccio vedere i dungeon completi al 100% con tutti i forzieri, eccetera. Revelio. Allora, cerca la sezione del trittico. Qua inferi? No, troll. Troll che spacca tutto, spacca ponti, colonne, tutto, benissimo, con un colpo di mazza dato di rovescio. Confringo, troll! Confringo! Minchia, già. Porca puttana! Boom! Bene. E niente, raga, quindi... Per riprendere il discorso, io adesso sto cercando di usare un po' tutti i vari incantesimi che ho. Confringo. Giusto per variare un po' il gameplay. Confringo. Ecco, questa è un'altra cosa che mi dà un po' fastidio, nel senso, cioè, non eccessivamente, prendi ovviamente. Però i troll infuriati sono un toccasana per l'amicizia. Questo ragno che per essere come dire, confringo, combattibile, quindi per interagirci veramente bisogna aspettare che faccia la sua entrata fino a un tot di mappa e poi diventa colpibile o comunque partecipe dell'azione. Anche questo sarebbe un po' da cambiare. Io questo penso bisogna usare riparo. L'hanno messo tutto a suo quadro. Ah, ok, prima la colonna e poi tutto il resto, no? Ok, ok, perfetto. Perfetto. La scala ti ha dato filo da torcere. Bah, oddio, non prendeva Rebellion. Gomitoli. Non prendeva l'interazione, grazie al cazzo. Forzieri con pozioni che non mi interessano. Che gioia, ho provato nell'aiutare mio padre dopo tutti questi... Ah, questa è la... è una delle pagine di Isidora. Ok. Vabbè, praticamente il suo diario che dice... Per il momento metterò al sicuro quello che... Vabbè, vabbè. È tutto quello che è successo dopo il pensatoio di Niv. Di Nim o Niv. Non so perché ripronunciano Niv, però ok. Quindi è tutto quello che ha fatto Isidora dopo che ha tolto il dolore al padre. Qua ci sono solo monete. E niente, dovremmo esserci adesso, no? Quante scale? No. Sono senza fiato. Madonna. Però ne è valsa la pena. Che panorama. Ma che panorama cosa? Cosa sta guardando? Sono delle colonne tutte smangiate. Che panorama è? Sebastian, non è che ti stai sniffando qualcosa di brutto? Allora, un altro ostacolo. Ci sarà un modo per farlo saltare via. Revelio. Ecco, quando dico che è un gioco per casual players, raga, parlo proprio di questo. Cioè, la soluzione che ti viene presentata subito, o tramite Revelio, o tramite appunto le line dei personaggi, perde un po' di gusto, no? Praticamente la stessa logica dei forzieri, uguale, cioè i forzieri li trovi e dentro non c'è niente. È come fare appunto un dungeon con buone notizie ogni 2x3 notazione è un aiuto, no? Ma cavolo, fammi capire che effettivamente posso farcela da solo, non darmi subito la soluzione. Però vabbè. Raga, ecco, qua c'è. Può essere appartenuto solo a Isidora. Confringo! Perché no, scusami.
Qua c'è un forziere che anche qua sicura, ecco appunto, 70 monete che me ne faccio proprio niente. Revelio. Salta salta. Vabbè, saremo arrivati a sto punto, no? Ah, ok, ci sono altre Revelio. Altre cose. Qua ci saranno delle monete. Perfetto. Ah, raga, poi tra l'altro ci sono anche pochissime pochissimi oggetti che realmente puoi utilizzare, o meglio, gli oggetti da utilizzare sono tanti, ma che sono veramente utili sono pochissimi. Oh, 7 di 7. E come ho potuto sbagliarmi così? La preside non mi aiuterà. Vabbè, la stessa cosa. Non lascerò che la mia magia rimanga dormiente, come fanno i custodi, eccetera, eccetera. Vabbè. Praticamente li sta accusando del fatto che custodiscono e basta, non vanno al di là, come ha fatto lei, per esempio. Cioè, non usano la loro magia particolare per aiutare gli altri. Non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Esatto. Vorrei potessi vedere quello... uno dei suoi ricordi. Sarebbe figo, sì. Anche perché sarebbe l'ultimo, o meglio, sarebbe l'ultimo dei custodi. Ah, pezzo di trittico, benissimo. Isidora non avrebbe dovuto tenere tutto questo segreto. Dai ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Però non capisco perché sembra essersi data tanto da fare per raccontare la sua storia a loro insaputa. Vorrei potessi vedere uno dei suoi ricordi. Già, anche io. Forse completando il trittico riusciremo a capirci qualcosa di più. Andiamo a completare il trittico. Vabbè, comunque stavo dicendo che sarebbe stato il primo ricordo effettivamente di Isidora, perché gli altri che abbiamo visto nei vari pensatoi erano i ricordi dei custodi su Isidora. Questo sarebbe il primo di Isidora. Incredibile l'avventura che ci ha fatto vivere questo trittico. Sì, sì, è vero, è figo. Ci siamo. E quindi adesso apparirà lei, no? Sulle spine. Piazzalo, dai. Lo piazzo. Adesso apparirà lei? No. Oh. Ah. Stavamo inseguendo questo. Questo è figo. E allora sì, allora vediamo un ricordo di Isidora finalmente. Dai, dai, veloci, veloci. Che cos'è? Beh, scopriamolo. Non posso resuscitare mio fratello, ma posso darti la pace, papà. Avanti, accomodatevi. Isidora, non vediamo l'ora di sentire quello che... Ci siamo? Voglio mostrarvi qualcosa. Papà, sono i miei colleghi di Hogwarts. Mio padre non parla dalla morte di mio fratello. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. Isidora. Che cosa hai fatto? Gli ho tolto il dolore. Grazie.
Funziona? Direi proprio di sì. Ovviamente, è argento goblin. Mi serve qualcosa di più grande. D'accordo. Sarebbe utile se mi dicessi che cosa dovrà contenere. Magia. Avanzata da un incantesimo per rimuovere il dolore. Però, se usato correttamente, il suo potere è in grado di fare molto di più. Perché vuoi mettere da parte una simile magia? Voglio tenerla al sicuro finché i miei colleghi non ne capiranno il valore. Alcuni sono turbati da una tale magia. Non tutti sono pronti a un simile potere. Forse no. Ma qualcuno lo sarà. Ha eliminato il dolore. Lo sapevo. C'è un modo per aiutare Anne. Qualcosa non va, Sebastian. Che vuoi dire? Hai visto ciò che ha fatto? No, non con i ricordi, con il ritratto. Io credo che Isidora non sia apparsa semplicemente perché non può. Non ti seguo. Abbiamo già visto quel posto. La casa a Feldcroft, il quadro distrutto. Era lei. Sì, è vero, qualcuno ha distrutto delle tele incantate. Ma abbiamo trovato il ricordo. Sì, sì, hai ragione. Abbiamo visto quello che voleva mostrarci, quello che poteva fare, che tu puoi fare. Ma non so come fare quel che ha fatto Isidora. Allora dovrai imparare. Ti insegneranno i custodi. Non so se lo faranno. Per i custodi, rimuovere la capacità di provare dolore è una forma di magia complessa e imprevedibile. Da usare con grande cura, se non da evitare. Da evitare? Ma se hai superato tutte quante le loro prove, hai già dimostrato quanto vali. Tu puoi farcela. Ne hai le capacità. Ti prego, parla coi custodi. Se non per me, fallo per Anne. E allora... I custodi vogliono far star zitta Isidora. Perché distruggere il suo ritratto? E vabbè, loro perché hanno paura, sinceramente. Per come la posso pensare io. Però adesso immagino per la sorella di Sebastian dovremmo prendere la decisione se tentare di rimuoverle il dolore, quindi questa specie di maledizione che ha, oppure no. Dovremmo decidere quello. Vabbè, il mio biscottino non lo posso ancora fare perché sono uscite 2-3 patch, ma non hanno ancora patchato quello. Ecco, questi sono i soliti bug audio che mi stanno veramente sulle palle. E non ho abbassato io il volume, raga, è proprio così. Lodgok si sta cacciando in guai che non immagina nemmeno. Devo trovarlo. Andiamo a trovarlo allora. Dove sarà? Dove sarà? Fammi vedere sulla mappa. Ah, proprio affanculo, va bene. Andiamo. E Lodgok, come vi ho detto l'altra volta, secondo me o è il padre di Ranrok, o comunque un parente, perché non è, cioè, già il nome è molto simile. E poi comunque non me la racconta molto giusta. Wow, un troll. Lo bypassiamo così. Puzza di Ranrok e dei suoi compari. Vabbè, perché noi sappiamo esattamente come puzza Ranrok. Deve essere già dentro. Proviamo la miniera. Vediamo. Cerca Lodgok. Questa miniera è... Qualcosa non va. Questo posto pullula di seguaci di Ranrok. Devo mantenere la calma. Ci ho visto come manteniamo la calma.
con un ben bombarda di Findo. Questo carrello dovrebbe portarmi negli abissi della miniera. Oh figo. Oh figo. Di là non c'è niente, no. Vabbè, usiamo. Ah, devo guidarlo io? Come alla Gringot, ma stavolta sono io che guido. Cazzo, bisogna fare. Ma non posso fare. Chissà quanto mi porterà. Rock sarà contento dei nostri. Non posso fare niente, raga. Chi c'era su quel carro? Niente, no, è automatico. Allora che cazzo quella guido io? Deve essere la fine della corsa. Ah. Ok. Revelio. Va bene. E niente, allora andiamo avanti. Ah, lì praticamente bisogna fare fuego. Revelio. Bisogna fare in se, buonanotte. Confringo. Quindi vediamo la pressione che arriva fin là. Lì dovremmo aprire una porta. Va bene. Chissà dove finiscono questi tubi. Dove ci ho fatto vedere la telecamera, Everett. Va bene. Revelio. Niente, quindi ho provato a vedere un po' in giro, ma non c'era praticamente una mazza. Accio. Passiamo di qua con Accio. E poi anche questi dungeon, raga. Adesso non per parlare solo male del gioco, vi ho fatto vedere comunque che ha un sacco di pregi, però ha anche un sacco di difetti, nel senso che non c'è molta differenza tra un dungeon e l'altro. Cioè, magari c'è la varietà dei nemici, quindi in un dungeon ci sono solo ragni, in un altro dungeon ci sono solo seguaci di Ranrock, eccetera, eccetera. Però gli enigmi sono praticamente sempre gli stessi, non c'è differenza, capito? Un po' di varietà nei dungeon principali, perché poi comunque nei dungeon, quelli che chiamano comunque cripte del tesoro, ci sono vari enigmi sempre facili, però diversità di enigmi. E invece in quelli delle missioni secondarie o principali sono sempre gli stessi. Mi spiace un po' questa cosa. Li avessero fatti un pochino più complicati. Esempio, io non li ho portati sul canale perché comunque non facevano parte della missione principale, però ci sono, ecco, un altro bug audio, va bene. Ci sono per esempio delle missioni o comunque delle sale, e niente, questo arco narrativo è pieno di bug audio, non si sentono i gufi. Vabbè, è la posta via gufo. Ci sono delle missioni o comunque delle sale all'interno di Hogwarts che praticamente sono degli allenamenti della maggior maestra di Depulso. Depulso ovviamente è l'incantesimo. Oh, questo è un bel boss che abbiamo schiantato con una mossa. E dicevo, queste sale sono veramente difficili come enigmi. Sono praticamente delle sale che in cui devi andare da un punto A a un punto B, però devi saper utilizzare bene a livello proprio logico il movimento di varie piattaforme, ecco, facciamo così, che puoi muovere ovviamente tramite Accio o Depulso. E quello è veramente figo. Sono due o tre sale, perché una è proprio la sala principale, gli altri due sono antri di allenamento. E sono veramente complicati, nel senso che è difficile venirne a capo immediatamente. Cosa che con gli enigmi che si fanno in questi dungeon, per esempio, cioè dopo due secondi ci arrivi che devi fare determinate cose, se non immediatamente. E a me piace, poi per come sono fatto io, a me piace sbattere la testa sulle cose non immediate. E
vabbè, io sono fatto così. Poi magari, cioè, a chi piace arrivare subito alle cose e finirle subito, però io, ripeto, non sono fatto così. A me piace la fatica prima del risultato, no? Perché comunque te la fa apprezzare di più, ti fa apprezzare di più lo sforzo che hai fatto. Quello cos'è? Quello è un tombino? Confringo. Si è mosso? Descendo. Sì, benissimo. E allora facciamo beh. No, da qua non si può. Non si può. No. Dai. Wingardium Leviosa. Ok. Arrivederci. Ah no, c'è una scala. C'è una scala che mi porterà sicuramente a quello scrigno che ho visto. Eccolo lì. E questo è uno degli screen importanti che fanno Rebellion. parte delle varie collezioni che sto facendo e che servono poi ovviamente a platinare il gioco. Qua si può aprire, c'è un altro scrigno però che vabbè, non è importante come gli altri, infatti. Ecco, visto che comunque questo scrigno qua contiene degli equipaggiamenti, quindi cose che si, indumenti che si possono appunto indossare e che magari ha qualità migliori rispetto al livello più basso dell'equipaggiamento, cioè quelli, gli indumenti verdi, io tendo sempre a rimuovere gli indumenti verdi per fare spazio a indumenti potenzialmente più forti o rari. In maniera tale che, ecco, stavolta l'ho presa nel capranzi perché era verde Rebellion. anche questo. Però, in ogni caso, meglio levarsi di dosso, diciamo, gli indumenti più scarsi o più comuni, sia perché hai più possibilità di avere Tazzo. indumenti più forti, sia perché quelli più rari, li puoi vendere a un prezzo maggiore di quelli comuni. Non abbiamo ancora trovato l'Odgok comunque. Confringo. Chi va là? Glacius! Yes. Che arroganza. Bombarda! Meno di cui Difendo! Boom. Wow, ragazzi. Ecco, questo attacco qua è figo, che diventano enormi e cercano di slamarti. Rebellion. E questo dove porta? Questo Sicuramente fuori cosa? dal sentiero battuto. Ah, L'incendio dovrebbe bastare per accendere il fuoco. questo vabbè. Rebellion. Ah, infatti io devo andare di qua. Spero di raggiungere Sì. Ranrok prima di Lodgok. Solo che lui mi ha detto questo dove porta, e quindi penso che sia un passaggio secondario che mi porti da qualche parte. Ecco, anche questa cosa qua del carrello, potevano farlo guidare a me, no? Cioè, comunque a chi sta giocando. Sarebbe stato un minigioco in più. Quindi quella è chiusa, non si può fare niente. Se vado di qua, cosa c'è? Ah, Revelio. ecco, vedi? Faccio. Accio. Qua non c'è niente. Ding, 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 ding. Oh, ecco, anche questo mi serviva per la collezione. Quindi torniamo indietro. Beh, ma saremo in fondo a sto punto al dungeon perché siamo qui da un bel po'. Prendiamo l'ascensore. Ah, siamo già arrivati. Revelio. Non c'è niente, dobbiamo salire le scale.
Un altro scavo completato. Il mondo magico crollerà. Cazzo, c'è Ranrock. Questa storia. Devo distruggere la cittadella e fermare i seguaci di Ranrock. Dipendo. Ma non combatto con Ranrock. Peccato. Allora no. Revenio. Ah, ci sono le colonne da rompere. Di meno, Ranrock. Confringo. In realtà non solo uno. Due, tre. Revenio. E Confringo. Quattro. A cinque. Questo è un vero peccato. Non importa, ne faremo altre. Ho trovato qui fuori che gironzolava. Lord Gok, sei qui per scusarti, fratello? Sono venuto per fermarti. Che cosa mi hai portato? Può essere. Per tutto questo tempo tu lo sapevi. Sapevi dove si trovava. No. Va tutto bene? Non ti capirò mai, Lord Gok. Sei così ingenuo. Quella strega voleva solo usarti. Non ti ha mai considerato un suo pari, come tutti quelli come lei. Ti sbagli, Ranrock. I giovani sono i più ingannevoli. Gli insegnano a nascondere il disprezzo per noi mentre ci sfruttano. E pensare che i nostri avi si fidavano gli uni degli altri. Fino a questo momento ho cercato ovunque il deposito finale, tentando di reperire l'ultimo diario di Gradbar. Non ho fatto altro che sprecare tempo. Mentre mio fratello sapeva già dov'era. Ma adesso non mi servi più. Non mi serve nessuno di voi. Te lo stavo portando. Sei soltanto un traditore. No! Avada Kedavra! Povero Lord Gok, morto per mano di suo fratello. Non mi stupisce che abbia provato in tutti i modi a farlo ragionare. Revenio! Ora vediamo di uscire da questo posto maledetto. Quindi Lord Gok era un parente di Ranrock, come avevo detto io, però era buono. E comunque questa è un'altra morte che si aggiunge. Ci sono un sacco di morti in sto gioco, ragazzi. Raggiungermi nella sala delle mappe. Lui e i custodi devono sapere che Ranrock ha il diario e conosce la posizione dell'ultimo deposito. Non è proprio fatto per bambini questo gioco. Da questo punto, cioè, c'è un sacco di politically correct inutile, però dall'altra parte ci sono morti. Cioè, cozzano un po' come come concetti. Vabbè. Comunque, ci vediamo alla prossima puntata. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e alla prossima!